Ciao ragazze, ciao ragazzi, bonjour. Allora, mi sono appena svegliata, ho fatto la doccia, mi sono vestita, devo ancora truccarmi eccetera eccetera. Qui c'è il gatto Denver. Ciao amore mio, buongiorno amore mio. Ogni tanto fa i miagoli muti lui, cioè apre la bocca ma non esce suono. Amore mio, sei tutto bianco, tutto bianco, un po' arancione lui. Sì, sì, sì. Beh, gli altri gatti non so dove siano, sinceramente, probabilmente dormono. Oggi voglio fare questo video un po' strano, perché che ho visto girare su YouTube America, eccetera, e mi sono detta, sarebbe interessante provare, perché in realtà le mie porzioni, credo almeno, anzi sicuramente, sono sempre più grandi di quello che dovrebbero essere. Non penso che nessuno stia attento, cioè boh, devo parlare per me, ma io non sto mai attenta alle porzioni e... qualsiasi cosa, cioè di qualsiasi cosa stiamo parlando, sia che sia appunto colazione, pranzo, pasta, riso, cioè qualsiasi cosa, secondo me le mie porzioni sono sempre troppo grandi rispetto a quello che consigliano, e quindi oggi voglio fare questo esperimento e voglio mangiare tutti i miei pasti praticamente della giornata. Saranno soltanto composti dai grammi di porzioni raccomandate, e secondo me morirò di fame. Comunque, allora, di solito la mattina non ho mai fame, quindi adesso sono abbastanza tranquilla. Il problema è che se la mattina mangio, poi mi si apre lo stomaco, ho fame. Se la mattina non mangio, riesco a resistere più a lungo senza mangiare. Lo so che non fa bene, però io sono fatta così da sempre. Però un po' qualcosina devo mangiare, perché fuori ci sono tipo 47 gradi, e se esco senza, cioè se esco a stomaco vuoto, sicuramente mi viene un colpo e insomma rimango lì ferma, muoio praticamente. Quindi andiamo a mangiare qualcosina per colazione. Allora, non sapevo se mangiare una porzione di cereali o i Coco Pops, anche se devo essere sincera, io di solito i cereali li mangio come dessert e non come come colazione, però secondo me potremmo usare, cioè potrei mangiare questi oggi visto che sarebbero la colazione più o meno tipica, e poi vedremo quanti grammi devo mangiare di questi. Ho già la mia bilancina pronta. E poi latte, come sapete io non raramente bevo latte, se bevo bevo quello senza lattosio, e però preferisco il latte di mandorle. Non sono vegana, vegetariana, niente di tutto ciò, ma lo preferisco, e quindi questo è il latte di mandorla che prendo di solito della Alpro, ed è ha un lieve gusto di tostato, ma voglio assolutamente provare quello non tostato per vedere com'è, perché secondo me, cioè, il sapore di tostato non mi dà fastidio se è lieve, però magari quello potrebbe essere ancora meglio. In tanti mi avete consigliato di provarlo, quindi lo farò. Ci sono i valori nutrizionali in realtà, e se vedete l'orologio dietro, sì, io mi sveglio tardi, faccio colazione praticamente all'ora di pranzo. Non c'è scritta la razione raccomandata, ma la cercheremo su internet. 15% dei valori nutritivi di riferimento scritti nella tabella. E soprattutto sono curiosa di vedere quant'è la porzione raccomandata dei Kellogg's Coco Pops, perché io mangio veramente tanto, tanti, tanti Coco Pops, e secondo me... Allora, praticamente qui c'è scritto che la confezione dovrebbero essere 12 porzioni. Io li ho mangiati tipo 3 volte e sono già quasi alla fine. Oh mio Dio, proprio male, malissimo. Come fanno a essere 12 porzioni? Cioè no, seriamente, 12 porzioni? È impossibile, è impossibile. Cioè allora mangio veramente troppo. 30 grammi. Ah, quindi una porzione dovrebbero essere 30 grammi? Qui c'è scritto così, vediamo. Ok, sono andata sul... cioè sono andata su internet praticamente, e qui c'è scritto allora Coco Pops, che è Kellogg's, quindi sono proprio loro. Ci sono 382 calorie in una porzione di Kellogg's Coco Pops riso choc. Beh, sì, sono riso choc, dovrebbero essere questi. Valore nutrizionale, bla bla bla. Porzione, eccoci qua, porzione 100 grammi. Ah, ok, quindi non sono 30, ok, meno male. Una porzione 100 grammi, cavolo, mi sembra tanto però. Infatti, effettivamente, quel sito non so di cosa stesse parlando, ma sulla scatola è scritto correttamente, cioè una porzione sono esattamente, vi faccio vedere, sono esattamente 30 grammi. L'ho trovato scritto anche qui su internet.
Net Coco Pops, 387 calorie per 100 grammi di prodotto e 116 kcal per porzione, che sono 30 grammi, e quindi i valori nutrizionali sia per 100 grammi che per porzione e sono 30 grammi, quindi 30 grammi abbiamo 1,5 grammi di proteine, vabbè non ci interessa tanto, 26 grammi carboidrati, 11 di zuccheri, eccetera eccetera. Comunque effettivamente una porzione sono 30 grammi e ragazzi prevedo che 30 grammi non sono niente, niente in confronto a quello che io mangio di solito, perché vi giuro, cioè penso di averli mangiati 3 volte e questo è quello che è rimasto, cioè sono scandalosa, io oggi morirò di fame, vabbè. Bene, e vediamo quanto effettivamente sono 30 grammi, sperando di riuscire con una mano. Siamo a... 8, ok, 10, 24, 27, 28, come va indietro, 27, 30, ok, ok, no, 28, 31, ma mannaggia, bilancia, mi prende in giro, 29, un chicco in più, andiamo proprio a chicchi, tac, sempre 29, un po' lenta sta bilancia, facciamo così, 30, ok ragazzi, ci siamo, 30 grammi, questa è la porzione di Kellogg's Coco Pops che dovremmo mangiare, ragazzi. Non so se vi rendete conto, cioè non è niente, sembra magari largo, cioè essendo il piatto largo sembra tanto, ma ragazzi, cioè secondo me non è niente, almeno forse sono l'unica, ma io mangio 3 volte tanto, essendo sincera, proprio mi sto vergognando di me stessa, magari sono l'unica al mondo che fa così, non lo so. Quando ho visto questo video degli americani ho pensato, oh mamma mia, sono tutti come me, mangiano tutti porzioni più grandi, però loro sono americani, non so se in Italia qualcuno ha fatto questo video, forse tutti mangiano le porzioni raccomandate in Italia tranne me. Poi dobbiamo solo vedere effettivamente quanto è una porzione di latte di mandorla, qui non c'è scritto, quindi anche per questo ci affideremo a internet, mi sa. Non è stato semplice, devo dire, trovare in italiano le informazioni, quindi mi sono messa a cercare in inglese ed ho trovato allora una tazza insomma di latte di mandorla sono 240 millilitri e sarebbero il 20-45% della percentuale di calcio raccomandata, insomma questo non ci interessa giornalmente, comunque sarebbero 240 millilitri. Ok, quello che rimane all'interno del mio latte praticamente sono 240, perché dovrebbe essere un po' meno di 2,5, che 250, se mette a fuoco magari così riuscite a vedere qualcosa, ok, 250 dovrebbe essere esattamente a metà tra 2 e il 3, quindi 240 dovrebbe essere un po' meno della metà e quindi direi che ci siamo perfettamente, questa è la porzione. Vabbè, questa è la mia colazione, quindi abbiamo esattamente, quant'erano? 30 grammi di Coco Pops ed esattamente 240 millilitri di latte di mandorla. Io che come al solito posiziono la videocamera nei modi più assurdi, in questo momento siete con il cavalletto su un blocco di post-it, così, ok, spero che resista. E la mia misera colazione, cioè... Oh mio Dio, no vabbè, non ci posso credere ragazzi, se ho perso un chicco preziosissimo non vorrei, ecco, allora, no! Vabbè, un chicco se n'è andato ragazzi, quindi abbiamo 30 grammi meno un chicco. Vedendola nella tazza, questa porzione è ancora più misera, cioè io vi faccio vedere, questa è la nostra porzione, per rendervi conto, questo è quanto, cioè io di solito ne mangio... Penso 4 di tazze così, se basta 4. E questo è il nostro latte. Devo dire che con il latte sembra quasi una porzione decente, notare che ho detto quasi. Andiamo a prelevare anche l'ultima goccia perché veramente, cioè qui è questione di vita o di morte ragazzi. Effettivamente questa dovrebbe essere una porzione giusta, se ci pensate, perché latte più cereali è una tazza... praticamente circa piena. Il fatto che io di solito quando mangio riempio la mia tazza penso tipo 3-4 volte quindi quello che rimane del latte rimetto altri cereali e poi riprendo altro latte e così via, quindi insomma
però ce la faremo bastare, ripeto, non sarà tanto un problema la colazione secondo me, il problema più grosso sarà la cena, perché a cena sono abituata a mangiare parecchio. Provate i Coco Pops con il latte di mandorla, non sono niente male. Comunque, ho visto che Kellogg's sta lavorando tantissimo con gli influencer, ci tengo a precisare che questo video non è sponsorizzato, sono soltanto i cereali che preferisco, assieme ai Nesquik di Nestlé. E il Frosties. Come al solito Denver e Max fanno la lotta, ormai sono inseparabili loro due, si vogliono troppo bene e vivono in simbiosi. Giocano assieme, dormono assieme, mangiano assieme. È bellissima sta cosa, ma sono super 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 amici. Fa troppo ridere. Allora vado a raccogliere e racimolare anche probabilmente le briciole. Ok, this is it. Questo è quanto. Praticamente questo poteva essere una specie di inizio colazione. No, se devo dire la verità sono abbastanza piena, però ripeto, io a colazione non ho mai fame, però sento che mi sia tipo aperto lo stomaco e quindi, mi allontano un po' altrimenti non mi vedete, e quindi a pranzo sarà un problema, presumo. Però di solito io non pranzo e mangio tanto a cena, quindi in realtà spero che mangiando, cioè pranzando, però anche se con porzione ridotta, dovrei avere meno fame stasera. Forse con questo video inizierò a mangiare decentemente, chi lo sa. Comunque ci vediamo tra un po' per il pranzo, a meno che non mi venga fame prima e decido di fare uno spuntino. Ok ragazzi, fa caldissimissimissimo oggi. Sono in giro per fare alcune commissioni, sono passate diverse ore da quando ho fatto colazione, quindi ho una fame da lupi, anche perché secondo me non era una colazione, era mezza colazione, anche meno per i miei standard, e quindi adesso sto andando in un posto che ha primi piatti eccetera, tipo una rosticceria, gastronomia, e ho guardato la porzione esatta, dovrebbero essere 80 grammi di pasta, che equivale a 160 di pasta cucinata, 80 secco, 160 cucinata, vediamo un po'. Spero non dia troppo fastidio la musica. Comunque vi dicevo, ho controllato online e praticamente una porzione sarebbero 80 grammi di pasta. Io di solito, cioè non misuro mai, non peso mai la pasta ed è sempre di più sinceramente di 80 grammi, però 80 grammi dovrebbe essere la pasta a secco, quindi prima di essere cucinata, e poi raddoppia con l'acqua eccetera, raddoppia un po' il peso, quindi se sono 80 grammi da cruda dovrebbero essere 160 cotta, e quindi mi sono fatta dare esattamente 160 grammi porzione. Ho preso le farfalle con i gamberetti e le zucchine, e ragazzi questa è la porzione, cioè non so se vi rendete conto, ma per me questa è neanche, cioè è mezza porzione per me. Ragazzi, io vi dico una cosa, questo per me è un antipasto, io ho una fame terribile e non mi sazierò mai con questi 160 grammi di pasta. Ecco, questo è proprio quello che vi stavo spiegando, quindi da crudi 100 grammi sono cotti 200 grammi, quindi visto che una porzione corretta dovrebbero essere 80 grammi, ho calcolato il doppio, 160 grammi. Ragazzi, sono praticamente alla fine del mio piatto e ho la sensazione tipo di aver appena iniziato a mangiare, cioè incredibile. Ho decisamente ancora fame e quando avrò finito avrò decisamente ancora fame, a questo punto ne sono certa. Ok, ho finito il mio piatto, ho lasciato solo un pezzettino di pomodorino perché non mi piacciono i pomodorini, ma erano zucchine, gamberetti molto buoni, quindi ho finito. Vi devo dire la verità ragazzi, come immaginavo e come preannunciato, non mi sono saziata per niente, anzi potrei tranquillamente mangiare un altro piatto della stessa quantità, e questa penso che sarebbe la mia porzione normale, cioè probabilmente io invece di mangiarne 80 di grammi a secco ne mangio 160 da umido, che poi diventano tipo oltre 300, mi sto rendendo conto che forse esagero, però davvero, cioè, ma sono l'unica, vi prego, cioè fatemi sapere, voi la pesate la pasta o fate tipo meglio un po' di più come me?
Comunque, dovrò assolutamente fare uno spuntino tra il pranzo e la cena, perché altrimenti non ce la faccio, considerando che anche fuori fa tanto tanto caldo e io ho la pressione bassissima, probabilmente rischierei di svenire, quindi non voglio rischiare di svenire, quindi probabilmente farò uno spuntino più tardi, perché questo pranzo per me era appunto un antipasto. Ragazzi, sto lavorando al computer tipo da 2 ore e sono 2 ore che mi tengo la fame, il che non va bene, quindi voglio fare un piccolo snack a questo punto, anche se sì, sono passate tipo 2 ore e mezza da quando ho pranzato e non credo sia poco in realtà necessariamente, e vorrei tanto fare uno snack, quindi direi di andare a fare uno snack, perché ci stavo ancora pensando, ma no, facciamo un piccolo snack, mi sembra che sia giusto e non mi sembra di imbrogliare in questo video, perché in questo video devo soltanto mangiare porzioni giuste, quindi penso che uno snack sia concesso, l'importante è che la porzione sia una e non le mie solite 3 e mezza, per non dire anche 4. Quindi oh no, l'unico rimasto, volevo mangiare uno yogurt, ma pensavo ci fosse ancora quello con gli anelli o le stelline al cioccolato, invece è rimasto yogurt bianco più fragole, però questa è sicuramente una porzione, altrimenti potrei mangiare lo yogurt greco come snack, anzi penso che faremo così, questo lo lascerò ad Eric, oh, che è più dolce rispetto allo yogurt greco, preferisco questo. Vabbè, lo conoscete, mangio sempre yogurt greco da secoli, quindi non è un segreto. E poi potremmo aggiungere, oggi non riesco ad aprire il mio frigorifero, poi potremmo aggiungere i mirtilli, i lamponi, io li chiamo mirtilli, i lamponi. Qui su internet una porzione di yogurt greco dice che sono 120 grammi. Io a questo punto, una porzione 120 grammi, sì, io a questo punto farei 120 grammi. Mega cucchiaiata, 85, siamo a 100, 116, 118, 127, ok, allora devo toglierne un po'. 117, ok ragazzi, possono andare bene, 117. Per i lamponi non sono riuscita a capire una porzione esattamente a quanti lamponi equivale, ma secondo me, cioè ho cercato ma non ho trovato nulla, perché presumibilmente la frutta, insomma, uno potrebbe anche poterla mangiare liberamente, considerando il fatto che questi sono tutti i lamponi che ho, penso che una porzione anche molto scarsa dovrebbe essere, quindi aggiungiamoli allo yogurt, voilà. Questo è il nostro snack, non sono per niente soddisfatta. In realtà non sembra poco a dire il vero, poi mi piace mischiarlo così, spezzetto i lamponi e viene fuori tipo una crema. Comunque ragazzi, io di solito ne avrei preso di più, cioè con l'idea che comunque è 0% di grassi ed è super leggero, ne avrei messo tantissimo. Forse questa cosa un po' mi frega. Gatto Denver, amore mio, cioè nel senso, quando una cosa è light, 0% di grassi o pochi grassi, zero zuccheri, insomma avete capito quello che intendo, forse tendiamo a mangiarne un po' di più. Questo comunque è quanto, che ripeto non è poi male come porzione, anzi, quindi però avrei, mangerei molto di più in questo momento, questo sicuro. Sto cercando di andare a prelevare quello che non c'è evidentemente. Comunque, super buono, ma decisamente ho ancora fame. Non so se oggi è una giornata in cui ho particolarmente fame, però ripeto, io di solito mangio. Allora, se mangio colazione, poi non pranzo. Se faccio colazione, poi non pranzo e mangio direttamente la sera, magari qualche, proprio un grissino della serie. Oppure, se pranzo, di solito comunque non faccio colazione, perché non faccio colazione, la salto, poi so che comunque pranzo, qualcosina mangio, almeno in estate devo, appena mi sveglio circa, perché altrimenti con veramente mi sento male. E quindi oggi sto mangiando forse più rispetto al normale, perché colazione, pranzo, merenda, poi ci sarà la cena, per i miei standard è parecchio, però sto mangiando di meno ad ogni pasto, quindi porzioni più piccole, che penso sia anche più salutare in realtà. A questo punto mi mangerei di nuovo la pasta che ho mangiato a pranzo, il doppio della porzione possibilmente. Invece poi con Eric mangeremo petto di pollo, poi ho preso le carote, quindi
sono proprio curiosa di vedere che porzione avrò. Cioè, mamma mia, io sto male, vi giuro, domani ordino McDonald's, Burger King, cioè domani di tutto, veramente. Senza vergogna. Ok, siamo arrivati alla cena, ragazzi, io non ce la faccio più, sinceramente. Eric, con un sorriso molto preoccupato, mi ha appena chiesto, ma devo partecipare anch'io a questa challenge, posso mangiare normalmente? Ma no, io mangerò le mie porzioni. Sì, anche perché ti conviene, perché qui stavo leggendo, allora... Abbiamo il petto di pollo, ok, l'ho preannunciato. Petto di pollo. Ragazzi, Sino Italiana conferma la porzione giusta di 100 grammi, carne bianca o rossa che sia. Quindi ragazzi, devo pesare 100 grammi esatti di pollo. Una fettina. Vediamo. 65. Beh, quindi? 65 più un pezzetto? Sono tutte troppo grandi? Aspetta, forse questa. 66, no, e due invece sono 126, quindi taglierò via un pezzetto. La bilancia nel frattempo si è spenta, comunque sono 110 grammi quello che sono riuscita a fare, ragazzi. 110, quindi teoricamente un altro pezzettino dovrei toglierlo, però la bilancia stava iniziando a perdere colpi, tipo, quindi facciamo finta che sia giusto. Mi sembra comunque poco, perché poi si restringono in realtà quando le cucini, quindi... Mangerai tu 10 grammi, va bene? Ok, quindi così saremo giusti, perfetti. Ragazzi, adesso devo pesare le carote. Ok, per le carote cotte invece una porzione, aiuto, sono 76 grammi. Quindi queste sono le carote che voi detestate, che io compro già pronte nel coso di plastica, ma questi sono quelli che mi danno. Che cosa ci devo fare? E vediamo quanto sono 76 grammi. Secondo me non è niente. Oh mio Dio, questi sono già 100, 127, cioè seriamente? 75, ok. 79, togliamo questo. 76, ragazzi, ci siamo, perfetti, 76, proprio come sta scritto qua. 76 grammi, porzione perfetta di carote sarebbe questa, ragazzi, c'è una miseria praticamente. Da notare la porzione di Eric, ragazzi. Ok, e questa invece è la mia. 100 grammi di pollo, 76 di carote. Secondo me è, cioè, è sbagliato, però c'era scritto proprio così, 76 di carote cotte. Io adesso mangio, ragazzi, tra un poco ci aggiorniamo, ma secondo me, cioè, non mi sazierà mai sta cosa. Non so come farò, cioè, boh. Vediamo. Buon appetito. Buon appetito. Allora, Eric qua sta ancora mangiando, io ho la bava alla bocca. In realtà i miei piatti sono vuoti, quindi... Questa dovrebbe essere la mia cena, solo che ho ancora tanta fame. Allora, per adesso, nessun aggiornamento, per adesso vedo se riesco a resistere, ragazzi. Stavo pensando potrei, tipo, mangiare una porzione esatta di gelato. No. Perché no? No. Perché no? No. Sempre una porzione esatta mangio, sì, che sarà tipo una pallina così di gelato. No. Io direi che forse tra un po'... Passerò alla pallina di gelato. No. E forse la porzione esatta è proprio tutto quello che abbiamo di gelato. No, perché è la mia porzione quella. Sì, certo. Sto vacillando, ragazzi, sto vacillando. Ho ancora fame di salato e ho trovato i micchetti, quindi penso che ne mangerò un paio. E effettivamente non so se sto barando o no, perché teoricamente non so quanto sia una porzione, ma se ne mangio due, penso che una porzione dovrebbe essere all'interno di una porzione. Ma sinceramente per me non è fattibile mangiare così poco. Cioè, non so per voi o se queste sono le vostre porzioni solite, però secondo me non è fattibile. Quindi documentiamo il mio cedimento. Vabbè. Non ho mangiato pane in realtà. Oh, il fronte è lucidissima. Non ho mangiato pane in realtà, quindi penso che avrei potuto mangiare, insomma, una fetta di pane. Mi sa che avevo visto che la porzione esatta è una fetta di pane, quindi diciamo che due, secondo me posso mangiarli restando comunque nella challenge. Alla fine ho deciso di mangiare il gelato ed ho già controllato però la porzione, perché dobbiamo restare fedeli a questa challenge e non devo barare. Allora, controllando sempre praticamente sullo stesso sito, una porzione di gelato equivale a 66 grammi, notare, ok? Quindi questo è il gelato che io posso permettermi di mangiare oggi. Il gelato è questo, il tartufo. Vediamo esattamente quanto sono 66 grammi. 44.
63, quindi ancora poco. Ok, 66 giusti, perfetti ragazzi. Vabbè, adesso è andato a 65. Comunque, questo teoricamente sarebbe una porzione di gelato che, insomma, vi dirò, non è... Se metto fuoco, non è neanche così misera poi alla fine. Boh, cioè in realtà in confronto a quello che mangerei probabilmente se lo mangiassi della vaschetta è parecchio misera, però mi aspettavo di peggio, devo dire. Allora, ho finito questa porzione di gelato, mi sto rendendo conto che le mie porzioni di solito, e con questo video ne ho decisamente la conferma, dopo colazione, pranzo, merenda e cena e dolce, sicuramente le mie porzioni sono molto più grandi di quello che dovrebbero essere, diciamoci la verità. Poi non so se sono solo io o siamo un po' tutti così. Questo è quanto, non so se mangerò ancora qualcosina prima di andare a dormire, ma vedremo, ovviamente vi tengo aggiornati perché non voglio barare, anche se non è facile. Considerazioni finali nel mio studio. Vabbè, nel frattempo mi sono struccata e adesso andrò a nanna. Sono parecchio stanca, altrimenti vi dico la verità, mi sarei mangiata tipo una porzione di popcorn perché avevo seriamente intenzione di mangiare una bella scodellona di popcorn. Poi mi sono fermata perché comunque andrò a nanna, però vi devo dire la verità. Piccola messaggio per concludere: allora, ho capito che le porzioni raccomandate probabilmente è quello che dovrei seguire, però è seriamente difficile perché non, cioè, quello che mangio è molto di più rispetto alle porzioni raccomandate, mi sono resa conto. E tutto sommato è stato interessante, educativo filmare questa challenge. Anche se un po' mi sto pentendo perché, cioè, non lo so, domani sto già pensando a come sgarrare di brutto, tipo, quindi questo è quanto praticamente. Cioè, da un lato ho mangiato le porzioni giuste, dall'altro lato probabilmente domani esagererò nelle porzioni perché oggi ho dovuto stare così attenta. Quindi queste erano le mie considerazioni finali. Fatemi sapere voi se di solito state attenti alle porzioni, misurate, pesate il cibo, eccetera, oppure fate un po' a caso e probabilmente ne mettete troppo, e come me. E niente, questo è quanto, noi ci vediamo domani con un nuovo video. Mia family, vi mando un bacio grandissimissimo, vi abbraccio forte 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 perché vi voglio bene. Ricordatevi che leggo sempre tutti i vostri commenti, anche se magari non rispondo a tutti perché siete veramente tanti, però li leggo sempre tutti i vostri commenti, anche quelli privati che mi mandate. Bacio grande, ciao!